Oggi una decorazione che fa casa. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per Te. Oggi un'ennesima decorazione per la casa. Un'ennesima decorazione perché serviva proprio a me, per casa mia, per abbellire un angolino di casa. E l'ho fatta con pezzi di casa. Vi ricordate il video che ho fatto sul mio altro canale Ombretta in cui vi ho portato con me a Milo, quel bel vlog in cui ho raccolto un sacco di pigne? Bene, oggi mettiamo all'opera quelle pigne. Iscriviti al canale, attiva la campanella, specialmente adesso che è Natale, metti un pollice in su e spostati con me sul piano da lavoro per vedere come trasformare delle semplici pigne in un regale albero di Natale. Quello corrente per il nostro albero di Natale, fantasia del Natale, un albero decorativo fatto principalmente con elementi della natura. Pigne di diversificata natura e genere, insomma, quelle che vi trovate nel giardino, andatele a raccogliere. Pistola per colla a caldo e relative stecche. Occorrerà anche della gomma lacca e un pennello. Forbici e tagliabalza. Come decorazioni ho scelto delle bacche rosse, queste sono finte, ce ne sono alcune glitterate e altre invece così, di queste che non sono plastica, sono polistirolo rivestito di questa vernicetta che le rende rosse, di questa lacca rossa. Le trovate, io le ho prese al mercato, 1 euro a ramo. Ci servirà un cartoncino abbastanza spesso e abbastanza spesso ma flessibile. Sapete i retro album, per intenderci quelli, è abbastanza grande perché io voglio fare un alberello bello alto come decorazione. Un righello e una matita, queste due componenti. Se avete un alberello più piccolo da fare potete sostituirle con il compasso. Per farvelo vedere lo farò in piccolo ma poi lo rifarò in grande. Allora, come prima cosa devo ricavarmi un bel cono. Il mio alberello lo voglio di 40 centimetri, e allora punto 40, mi vedete, e comincio a roteare così, tenendo il 40 fermo. Ora esco dallo schermo ma io continuo a tenere fisso il centro e la matita su 40 e continuo a girare. Ho creato una sorta di ventaglio che adesso andrò a ritagliare. Alla fine, tra una cosa e l'altra, ho deciso di farlo 50, poco importa, l'importante è misurare i due lati ed essere certi che siano alti uguali, quindi da una parte e dall'altra devono misurare la stessa altezza. A questo punto accartocciamo il nostro cono e vi assicuro che questa sarà la cosa più difficile dell'intero lavoro. Fatto questo, il lavoro si può dire che è finito. Allora, pistola per colla a caldo e sigilliamo dapprima la prima parte, voilà, in modo che sia un po' fermo, sigilliamo per bene il tutto. Creata una sorta di cappello per mago Merlino, rifiliamo le parti in disavanzo nella parte superiore ma anche nella parte inferiore. A questo punto siamo pronti a fare cosa? A cominciare ad allestire il nostro albero di Natale. Io userò anche, vi ricordate i fiori di pistacchio che abbiamo fatto insieme? Vi lascio qui il link del video in modo che possiate vedere come impreziosisco anche con i fiori di pistacchio la mia creazione. Punto di colla a caldo e andiamo a inserire le nostre pigne. Ho scelto il cartoncino grezzo perché anche se dovesse vedersi in trasparenza non mi darà nessun fastidio, anzi mi piacerà proprio come colore. Io la sto compilando in orizzontale, ovviamente voi fatelo in verticale perché viene molto meglio e molto più facile. Ogni tanto inserisco una nota di colore e proseguo così a riempire tutto il mio cono. Thank you.
faccio vedere come viene la parte davanti e poi via via sistemerò anche il retro, in modo che abbiate una visione globale e non dobbiate stare qui ore e ore a vedere quello che combino con queste pignette. Voilà! E adesso lo vedrete finito. 3, 2, 1 e... E dopo un po' di lavoro quello che avremo sarà questo bellissimo, pienissimo albero stracolmo di pigne e beltà. Cosa dobbiamo fare ora? Proteggerlo dal tempo. Come si fa con il legno? Passandoci sopra la gomma lacca o una vernice spray lucida. E piano piano faccio gocciolare su tutte le pigne la mia gomma lacca. Questo non solo le renderà lucide, ma le proteggerà dalle impurità, farà in modo che possiate spolverarle con agevolezza, insomma, darà quel tocco in più alla nostra creazione. Credo che vi siate annoiati abbastanza a guardarmi, quindi adesso finisco di spennellare il tutto, faccio asciugare, poi scatto le foto e vi faccio vedere l'albero bello e finito. Magari vi farò vedere anche la composizione in cui lo adagerò. Bene, vi lascio le foto e ci vediamo dopo. Ciao! Visto che bella la nostra composizione di pigne e bacche, è un albero spettacolare. Io lo uso per abbellire un candeliere, come avete visto nelle foto, ma potete usarlo anche in qualunque angolo della vostra casa. Quanto è costato? 2,50 euro. Il cartoncino, la colla e 1 euro di bacche circa, perché non ho usato neanche tutto un ramo. Basta un minimo di buon gusto e tanta creatività. Tutto il resto lo fanno le vostre mani. Questi sono quei video che mi piace moltissimo fare nel periodo natalizio, perché sono quei video rassicuranti, quei video che ti dicono: qualunque cosa succeda, io qualcosa la so fare e posso vendere il mio prodotto e comunque mantenermi. Qualunque cosa avviene, il mestiere ce l'ho qui, tra le mie mani. A me piace tantissimo l'arte ad alti livelli, ma piace altrettanto l'artigianato. Non è una forma di arte che disprezzo né ghettizzo, perché è quella che molto spesso nei periodi di maggiore difficoltà può venire incontro a tutti noi. Pensate quanti soldi potreste risparmiare regalando queste belle cose per il vostro Natale, o quanti soldi potreste guadagnare vendendo queste creazioni, che vi posso assicurare
comprare ho visto in giro a prezzi che si aggirano sugli 80-90 euro. Quindi andate ed usate la vostra creatività per i fini che più vi aggradano, ma rimanete sempre qui in attesa del prossimo video su Arte per Te. Non mi rimane che mandarvi un grande bacio, augurarvi il più splendente dei Natali, e da Ombretta e da Arte per Te è tutto. Ci vediamo la prossima volta. Ciao! Ciao ciao!